Abbiamo incontrato un grande del ciclismo italiano, Maurizio Fondriest, campione del mondo nel 1988, ora firma una linea prestigiosa di biciclette da corsa. Ma prima di andare a conoscere le novità del marchio Fondriest per il 2018, abbiamo chiesto al grande campione qual è il suo rapporto con la mountain bike. Ho sempre usato il fuoristrada, una volta con il ciclocross per allenarmi in inverno, poi quando è arrivata la mountain bike usavo la mountain bike, che uso tuttora per girare, per divertirmi, e per allenarmi a livello ludico. E la mountain bike è un mezzo che va benissimo anche per gli stradisti, perché ti insegna a avere sensibilità a guidare su terreni che non sono quelli dell'asfalto. Ma andiamo a conoscere ora cosa propone Fondriest per il 2018. La gamma è completa, partendo da un TF0 che è prodotto tutto in Italia, fatto su misura, però la bicicletta che noi è la novità, che dove ci concentriamo di più, dove la vendita è maggiore, è il TF2 Aero, è l'evoluzione del TF2, è un telaio più aerodinamico. Quest'anno abbiamo inserito, oltre le tre colorazioni standard che sono nero blu, nero rosso e nero bianco, abbiamo delle colorazioni custom, quindi fatte su misura per il cliente. Abbiamo quattro colorazioni normali più due che sono cromate con varianti colore. E il cliente può anche scegliere di avere la tonalità dello sfondo del telaio del pantone che lui desidera. Questo è quello che diamo in più al cliente. È un telaio che pesa 1 chilogrammo, è un telaio che è rigido, però ha anche la qualità di essere abbastanza confortevole, quindi per essere utilizzato un po' da tutte le persone. Il montaggio montiamo sia Campagnolo che Shimano. Nella Campagnolo abbiamo il Record e il Centaur, mentre la Shimano partiamo dal Tiagra, al 105, Ultegra e Durace. Quindi il cliente ha la possibilità di customizzare la bicicletta come meglio crede. Biciclette che comunque nate anche dai feedback soprattutto tuoi, da grande campione della strada, e anche dai team professionistici. Ma i telai sono sempre delle idee mie, come ad esempio la Forcella Reflex, che con questa curva a quasi al contrario, che introdotta ormai 8 anni fa, che adesso molti anche grandi brand ci hanno copiato. Questo da una parte ti può dare fastidio, da una parte è un onore, perché se grandi brand che hanno grande ricerca copiano delle tue idee, vuol dire che hai lavorato bene e sei innovativo. E sono delle biciclette che vengono pensate da me, però elaborate dai nostri designer e ingegneri.